il film di base è l'incontro tra un padre che non riesce ad essere padre, a capire come essere padre per un dolore forte che è legato alla nascita della figlia, e un figlio che non può più essere figlio perché è orfano di padre. E la cosa particolare è che questo padre e questo figlio vengono da due mondi molto diversi e si incontrano nel mondo del bambino di Matteo, Michele, che è davvero il mondo di Matteo, perché è la grande macchina dove Matteo è nato e cresciuto, e in particolare i boschi di quella valle dove Dani e Michele, con tra virgolette la scusa di dover raccogliere della legna per il nonno, imparano a conoscere la complementarietà dei loro due dolori. Allora, Dani, il personaggio che abbiamo costruito con Jean-Christophe, è ispirato ai tanti uomini e donne africane che sono arrivate in seguito alla guerra civile libica e che sono stati accolti nel cosiddetto progetto Emergenza Nord Africa, che è stato un progetto di accoglienza diffusa nel territorio, che in molti casi ha significato essenzialmente abbandono del territorio. Però il film, come dicevi tu, non indaga questo. Chiaramente non c'è nulla a che fare con i CIE, i CIE sono centri per l'espulsione, non per l'accoglienza, quindi siamo all'opposto, anche se però le accoglienze che ho conosciuto in questi tipi di centri costruiti per l'emergenza in Nord Africa è stata un'accoglienza abbastanza disastrosa, ma non ho voluto focalizzarmi su questo perché il film parte da questa occasione, da questa situazione che ha permesso questo incontro, ma poi indaga appunto il rapporto essenzialmente tra padre e figlio e si muove in quella direzione. E infatti nel film, insieme a Marco Pettinello, non abbiamo voluto inserire nessun elemento che invece in Io sono lì c'è di tensione tra l'accogliere o il non accogliere lo straniero. Dani è lì e entra in quella famiglia perché ha qualcosa da fare, cioè deve aiutare il nonno a sistemare le armi, Elisa ha da fare qualcosa con lui e poi lui scopre che ha qualcosa a che fare con quel bambino, ma non ci si pone il problema, e questo, voglio dirlo chiaramente, è una cosa che molto spesso succede in Italia, no? È vero che può succedere anche la tensione dell'accettare o meno lo straniero come nuovo oste della propria osteria, ma succede moltissimo in questo paese anche che lo straniero entra a far parte delle nostre famiglie, no? E che ha un ruolo in quelle famiglie, e molto spesso non si sente dire sì, gli immigrati sono un problema, ma non quello che lavora con me. E l'Italia è costruita da tante isole felici di questo tipo di integrazione. Il problema è che nessuno si è mai messo in testa che sarebbe bello unirle queste isole felici e raccontarle. No, non ho messo mano alla sceneggiatura. Io interpreto questo ruolo come un ruolo di affiancamento, non autorale. Ovviamente ognuno di noi l'ha letta e abbiamo partecipato alla soluzione dei problemi, però fare un film in cui ti riconosci non significa esserne l'autore, ma significa in certi momenti rendere possibile fare qualcosa con qualcuno di cui hai stima e di cui condividi la strada. Questo film, come nell'altro, ma in fondo cerco di farlo anche in documentari, è quello di portare in connessione la capacità di mettersi in scena con ciò che hai fuori dalla messa in scena. Nel caso di personaggi come Matteo questo è molto evidente, ma io credo che anche quello che ho cercato di fare anche con gli attori è quello di chiedere a loro di portare dentro la storia qualcosa del loro vissuto reale, confrontandolo con quella situazione che era così fortemente rappresentata da Matteo e dagli altri bambini e dalla valle che ci ha accolto. Io credo che anche nel lavoro della messa in scena con gli attori la confusione tra ciò che sei e ciò che metti
e che ciò che rappresenti sia un gioco molto denso e che vale la pena viverlo nel suo essere un territorio di confine. Allora, forse non so chi tra gli interpreti vuole cominciare a raccontare la propria esperienza. Direi che Jean-Christophe Folli forse potrebbe cominciare, anche perché si racconta la storia di un personaggio d'Ani che è anche rappresentante della sua gente, no? Credo che lo abbia sentito particolarmente. Ho incontrato delle persone, tre africani che hanno vissuto il viaggio dalla Libia all'Italia, Aronà, Fabien e Abdoulaye, e mi hanno parlato della loro esperienza, e quindi sì, ho ascoltato molto e ho visto il documentario di Andrea Sangue Verde e non so, io non sono africano, non sono nato in Africa, sono nato in Normandia, in Francia, quindi, ma tutta la mia famiglia vive in Africa, quindi conosco l'Africa bene e non so, per me era, come dire, ah, voglio parlare in francese. Sì, tu parli francese? Non, le fatto di fare, je sais pas, avec l'histoire de ma famille, voilà, j'ai pas mal de famille qui est en Afrique et des gens, des Togolais qui sont venus aussi en Europe et voilà, et qui ont vécu un peu cette histoire aussi. Et donc c'était, voilà, je pense que c'était assez, plutôt simple pour moi. Et puis voilà, surtout de parler avec les gens qui sont à Trento et qui ont vécu, qui sont en train de vivre ça, voilà, ça a été plutôt simple pour moi. Non so se rispondo bene, ma... Anita Caprioli? Salve. Ma Andrea ha una dote rara, per quello che mi riguarda, insomma, per la mia esperienza, che è quella di permetterti di interagire a livello artistico non solo sul lavoro che ti riguarda, ma un po' su tutto il progetto. E questa la considero una cosa molto bella, perché dà un valore aggiunto al racconto, al film, a quello che stai facendo, che ovviamente non avviene solo per quello che mi riguarda, ma avviene ovviamente, questo atteggiamento è nei confronti di tutte le persone che lavorano al film. Quindi la mia esperienza è sicuramente andata in quella direzione, e nella direzione di un lavoro che è stato non solo il set, ma è stato anche tutto il pre-set. Noi abbiamo lavorato tanto con Matteo, con Jean-Christophe, con gli attori che c'erano, sui personaggi, ma anche sul sentire, su quello che il film raccontava, su quello che le scene andavano a raccontare e, come diceva Andrea, su quello che ognuno di noi poteva portare da persone e personaggio all'interno di quelle scene, di quelle motivazioni, di quelle sensazioni emotive che poi ognuno di noi da personaggio andava a vivere. Per me poi c'è stata un'esperienza che è stata molto bella anche a livello umano, che è stato l'incontro con Matteo, perché lavorare con attori è sempre una possibilità in più invece per chi arriva da un'esperienza, ma in questo caso lavorare con appunto un ragazzino di 11 anni che ha una sensibilità molto raffinata è stata
un'esperienza importante, perché come se a un certo punto ci fossero delle parti istintive che andavano a giocare indipendentemente appunto da quello che era stato poi il lavoro delle prove o quello che c'era scritto all'interno della scena.